Buonasera a tutti e benvenuti a questa serata. Sono molto contento di presentare oggi una cosa un po' particolare e che serve a ricordare attraverso le immagini delle cose che sono sicuramente consuete per gli abitanti di Locerio e che sono sicuramente nei ricordi delle persone loceresi che lavorano fuori e anche degli ospiti, dei turisti che vengono nel periodo estivo. In queste cinque sezioni noi rappresentiamo alcuni aspetti. La prima sezione, che è intitolata Gianas, sarebbe più giusto le Gianedas, cioè le fatine, è un po' una sorta di favoletta reinventata con dei protagonisti nei costumi tipici del paese, due bambine che si trovano nel villaggio nuragico di Cherie a El Bono. La seconda sezione rappresenta forse la festa più sentita dai loceresi, la festa di Sant'Ubacchisi. È tutto un percorso di andata e ritorno da Loceri alla chiesetta del Santo. C'è poi la sezione di Gennas Abertas, nella quale si è presentato questo percorso che da alcuni anni si fa attraverso il centro storico del paese con la rivisitazione delle vecchie cantine e dei prodotti, dei cibi tipici. Ci sono anche scene prese dalla manifestazione precedente, quella degli antichi mestieri, perché ci sembrava giusto dare un senso di continuità. La quarta sezione, quella che è intitolata Logus, rappresenta i paesaggi più caratteristici. In particolare c'è un percorso che ha come tema le rocce rosse dei porfidi, quelle che da Esper d'Ardegea arrivano fino a Monte Tare, viste attraverso le quattro stagioni. In questa sezione ci sono anche le foto di Giorgio Pischedda e della figlia di Mariolino Melis, della figlia grande di Elisa, che ha ripreso il mare in tempesta a Cea in uno di questi inverni. L'ultima sezione, infine, attraverso ricordi, rappresenta foto tratte dal sito Facebook Ricordi di Loceri, e queste foto percorrono un arco temporale che all'incirca dagli inizi del Novecento arriva praticamente fino a intorno agli anni 70. In tutte queste sezioni le foto sono quelle che sono state realizzate da Silverio Monni, che continuamente ha testimoniato in questi anni tutti questi avvenimenti e ci ha anche cortesemente fornito questo materiale quando è stato necessario e ha reso anche le manifestazioni estive, le varie locandine, le varie pubblicazioni sicuramente molto più colorate e molto più interessanti. E per questo esprimo un particolare ringraziamento a Silverio da parte dell'amministrazione comunale. Un particolare e uno speciale ringraziamento lo vorrei fare a questi due giovanissimi artisti che già tutti conoscete e avete avuto occasione di apprezzare, a Carla Giulia Striano e ad Andrea Usai, che accompagneranno la serata musicale. Quindi vi auguro a tutti una buona visione e un buon ascolto. Buona serata. Thank you.
De gratias es avena, de sacurrente. De gratias es avena, de I hear these voices inside.
Hallelujah.
Time.
Gianni.